Quindi per te è finito? Sì, credo di sì. Penso sia la cosa migliore, no? Sono troppo stanca. Sì, forse. Sì. Forse è giusto così. Forse questa è la volta buona. E magari me ne vado davvero. Dicono che farsi filmini mentali sia dissociante dalla realtà che è intorno e perciò da evitare come atto fuorviante. Ma ci sono quelli che vivono nelle illusioni da sempre. In ogni frase c'è un se avessi fatto, se fossi stato presente. A volte la vita è prigioniera della grammatica verbale, perché si può vivere un intero amore al condizionale. E ti avrà regalato due tartarughe, non ti avrei mai fatto invecchiare con una crema antirughe. Ti avrei lasciato due grandi rughe da ammirare, belle come il Natale sarebbero state le tue occhiaie. E non avrei esitato a mettere la lavatrice per lavare i tuoi brutti ricordi ed accendere la luce. E ti avrei chiesto di lasciarti amare al mare, ma tu mi avresti risposto: io non so nuotare, amore. Saremmo andati ovunque sorridendo agli autovarox e poi a contarci nei come stelle in cielo, chiusi nei bagni con i cuori in verticale contro una parete a ripararci dal temporale. Avrei telefonato a Dio, tentar non nuoce è una diceria, ma non mi avrebbe risposto e sarebbe partita la segreteria. Avrei provato a rimediare portandoti in casa la spesa, avrei aperto un sacchetto pieno di desideri in attesa, avrei messo la spunta e poi premuto invio all'indirizzo di posta elettronica di Dio. E forse questa volta lui, con una sbadata occhiata, li avrebbe letti e realizzati in una nottata. Saremmo andati ovunque sorridendo agli autovarox e poi a contarci nei come stelle in cielo, chiusi nei bagni con i cuori in verticale contro una parete a riparare. Stati ovunque, anche dentro una canzone, e in tutti gli sguardi incrociati alla stazione, sotto le coperte, chiusi in un monolocale, a guardare la finestra ed aspettare il temporale.